Motociclismo sposa la solidarietà. Partendo da questo presupposto, si è svolto sabato scorso nella concessionaria Motoplex di Mantova un lodevole evento benefico che ha coinvolto tanti appassionati delle due ruote. Come ogni anno, il Motoclub Mincio ha organizzato un pomeriggio per destinare il ricavato della Morenica, la kermesse mototuristica di carattere nazionale che ha come itinerario gli sterrati delle grandi battaglie, alle realtà locali attive nel volontariato. Alla consegna degli assegni alle varie associazioni erano presenti anche prestigiose glorie del motociclismo internazionale, come il pluricampione di enduro italiano ed enduro Stefano Passeri e il pilota iridato della classe 500 e di superbike Lucio Pedercini. La cerimonia è stata introdotta dal presidente del Motoclub Mincio Carlo Brutti e dall'ideatore della Morenica Andrea Grazzi, i quali hanno esordito spiegando che la successiva manifestazione per appassionati delle due ruote è una miscela di sterrati ma soprattutto di amicizia e passione. Un concetto ripreso anche dal presidente della Commissione Turistica e Tempo Libero FMI Rocco Lopardo, il quale l'ha definita un modello che anche altri territori dovrebbero prendere ad esempio. Grazie al generoso contributo degli sponsor e degli oltre 300 partecipanti, la somma complessiva raccolta, che ammonta a 9.000 euro, è stata così ripartita. 5.000 euro saranno spesi per acquistare attrezzature utili alla neonatologia e terapia intensiva neonatale dell'ospedale Carlo Poma di Mantova. 1.000 saranno devoluti all'Arca Onlus, 1.000 all'SD Verso Onlus, 1.000 all'Associazione Italiana contro le Leucemie, 750 all'Istituto Oncologico Mantovano e 250 alla Casa di Beniamino, Fondazione Exodus di Viadana. Presente in sala anche il vice sindaco di Cavriana, Gaia D'Isola, comune dove nel 2020 prenderà il via la sesta edizione della Morenica. Le date da segnare sul calendario sono quindi il 9 e il 10 maggio. Allora, diciamo che la Morenica è nata con degli scopi benefici, ma soprattutto anche per condividere, diciamo, la passione del fuoristrada con queste moto di un tempo, immatricolate fino al 1996. La novità dell'anno prossimo sarà immatricolate fino al 1990, per dare anche un tono più di classe in questo tipo di manifestazione. Si ripercorre un percorso in maggior parte, l'80% di sterrati, nella zona collinare, gentilmente sempre concesso dai comuni. Il nostro motto comunque è far divertire i partecipanti, ma soprattutto alla fine condividere quello che è questa grande passione e il ricavato darlo in beneficenza agli enti che oggi come oggi ne hanno sempre più bisogno.